Poi, raga, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Erbacce e dopo la scalata con il Golem di Elisir più forte del meta, che se vi siete persi più per la scalata in sé, ma per il deck che è proprio il più forte col Golem di Elisir, e purtroppo so che in molti di voi lo utilizzano, vi consiglio di andarlo a recuperare proprio con un razzo nel culo. Oggi però, appunto, dopo aver portato il Golem di Elisir, non potevo non portarvi anche un altro dei mazzi più forti, ma più facili da utilizzare allo stesso tempo del meta. Apro sempre una parentesi, un deck facile da utilizzare non significa che permetterà a chiunque di arrivare in top mondiale, assolutamente no. Comunque, il deck in questione, ragazzi, è ovviamente Gigante Goblin Sparky con Cavaliere Evoluto. Ci sono anche altre versioni con i Barbari Evoluti, con il Principe Nero al posto del Mini Pekka, pure con i Barbari Scelti, con il Mecha Sgherra al posto degli Sgherri. Si possono cambiare le spell, si può utilizzare Zappa e Furia anziché Fireball, che è una big spell. Tante altre modifiche, però secondo me, anche dando un'occhiata alla top mondiale, questo è il mazzo Goblin Sparky Scintilla più forte attualmente. Non andrò a mostrarvi chi lo utilizza in top mondiale come ho fatto negli ultimi video perché non ho trovato nessuno in top 3. Anzi, no, aspetta, mi sa che in realtà Wallace che in top 4 lo utilizza, eh? A posto. Lo utilizza anche in tanti altri comunque. Wallace è un player fortissimo, qualificato alle finali del mondo, quindi non è che c'ha bisogno di utilizzare sto mazzo, però lo sta utilizzando. Infatti, avevo visto proprio da lui, eh? Però pensavo fosse più basso. Boh, avrà vinto qualche altra partita nel mentre. Perché sì, mi viva una preparazione, uno studio del mazzo, c'è tutta una roba dietro, eh? Ah, tra l'altro, vedi, sto utilizzando pure la giacchetta da 500 euro. Alla fine, però, ho deciso di non volermene liberare per la modica cifra di 500 euro, ragazzi. Ha un valore affettivo troppo grande. 200 euro? Contattate su Instagram, 200 euro lo do via. Oltre alle cazzate, io direi che possiamo anche iniziare subito a giocare. Sono esattamente alle medaglie in cui ho lasciato all'ultimo video, quello del Golem di Elisir, quindi 761esi al mondo e a due partite dalle 2500 medaglie. Vediamo se in questo video riuscirò a prendere le 2500 medaglie con questo mazzo. Mancano sempre 6 giorni a fine stagione, cioè sempre, nel senso, nell'ultimo video ne mancavano 6. Anche adesso, nonostante non ne mancheranno più 6 per voi, per me ne mancano sempre 6. Comunque, io direi che possiamo andare a giocare. Vamos! Io credo che matchup molto brutti possano essere forse Mastino, anche se magari la pressure di Sparky, Mini Pekka. Boh, non lo so, onestamente. Raga, non lo so. Cioè, non è che sia un grosso player di Scintilla io. Anzi, anzi. A few moments later. Non hai ittato, dovrei aver perso. Sì, ho perso. Vabbè, andiamo con un prossimo game e vediamo se andrà meglio. Vediamo se andrà meglio. Sì, se dà una hit il Mini Pekka è torre, raga. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ah, it's rewind time. Ok ragazzi, siamo quasi a 2400 medaglie. L'obiettivo per questo video è raggiungere le 2500 medaglie, quindi sarebbero 4 vittorie di fila, considerando solo vittorie. Il deck, direi che ve l'ho mostrato, è più che valido e adesso sta a noi utilizzarlo, vedere come ce la caviamo. Anche questo non è sicuramente il mazzo più skillato che questo gioco ha da offrire, però come ho detto all'inizio video, ciò non significa che ogni partita sia vittoria gratis. Però questo è un mazzo che vi consiglio da iniziare a giocare perché è sicuramente più facile da imparare rispetto ad altri. Allora, io poi non sono sicuramente un fenomeno con questo mazzo. Possiamo fare strega da madre dal fondo a sinistra. Lui splitta subito i barbari. Giocata classica che oramai si fa per l'evoluzione. Ve l'ho spiegato anche nell'ultimo video. Raga, qua non posso. Qua posso solo far così. Posso solo preparare un mini pekka. Poi fare anche un gigante goblin davanti. Sono anche un po' di maiali a supporto. Là, chiaramente il barbaro lo ignoro. E potrebbe avere Golem di Elisir, raga. Potrebbe avere il deck che ho utilizzato. Oh shit. Qua ragazzi li vado a far fuori così, mi sembra la miglior cosa da fare. Prenderò una ripartenza non da poco, ma per forza. Questo lo ignoro, eh. Cioè finché non fa altro, quello lo ignoro, ok? C'ho solo degli sgherri, con la consapevolezza che magari possa avere anche una spell per toglierli. Esatto. Va bene, però perfetto. Questi 500 HP contro tre moschettieri possono essere veramente importanti da salvare. Io ragazzi non potevo fare altro
che questo. E lui ha pure i barbari. Guardate quelli che quanto vantaggio prende con gli estrattori. Non avevo Fireball subito da fare sull'estrattore. E quindi per forza. Anche se, in ogni caso, anche avesse avuto Fireball, lui ha un Fireball bait clamoroso con barbari. Prossimi saranno anche evoluti. Con gli stessi moschettieri, ovviamente. Un po' tesa. Un po' tesa, direi. Allora facciamo la scintilla dal fondo sui. No, però ti prego non me lo itta. Ok, sì, non me l'avrebbe itta. Cioè, qua stavo sperando che non me lo uccidesse. Anziché farlo fuori, perché sì. Qua, raga, famo fireball così. E penso sia la migliore cosa da fare, così quello muore subito. E qua possiamo anche ignorare, penso. Sì. E lui ha le frecce, maledette frecce. Sì. Vediamo se riesco con questo gigante goblin a pararmi il culo, ma lo farà anche il fantasma adesso, penso. Ah, va direttamente di Ariete, mi sembra sensato. Torre, raga. Torre. Vabbè, finché ho 900 HP si può giocare. Finché ho 900 HP si può ancora giocare. Non penso faccia moschettieri qua, ma facciamo attenzione, no? Ok. Tosta. Ma non ha big spell lui, oltre alle frecce, quindi dobbiamo anche magari puntare su questa strega madre. Questo lo proteggiamo con il cavaliere. Bene. E qua trenizzo, raga. Qua mi limito a fare degli sgherri ottimi. Chi ce n'è qua, perché comunque non ha reset per. Sai che abbiamo vinto, eh? Cioè, se difende qua, complimenti a lui che non c'ha manchi i barbari in cycle, i barbari evoluti, intendo, ovviamente. Raga. Sembrava. Qua faccio strega madre per la benedetta al corner in caso. Sembrava l'avessimo persa per il vantaggio dell'Elisir che stava acquisendo. Ma la Sparky la soffriva. La Sparky la soffriva e come? E allora, prima vittoria per noi quest'oggi. Catapultiamoci subito nella seconda partita. Intanto abbiamo fatto le 2400 medaglie, quindi siamo a meno 3 vittorie dalle 2500. Io rinnovo sempre che, come nell'ultimo video, non sarà questo il mazzo con cui andrò a giocare il finale di stagione, ma se ci volete un'altra scalata, potete comunque assicurarvela raggiungendo 975 like e chiaramente facendolo sapere nei commenti, perché magari 975 like li raggiungiamo così di default, magari. Quindi anche in un commento fatemi sapere se ci vorreste un'altra scalata. Intanto però ci abbiamo fatto solo una partita, quindi la scalata è appena iniziata. Seconda partita contro questo giapponese, penso. No, no, non volevo dire wow, volevo dire semplicemente buona fortuna. Ok. Starta con una gabbia. Gabbia che non è molto utilizzata e uno dei pochissimi mazzi in cui si utilizza, ebbene sì, è proprio il reclute maiali. E quindi beccarsi le reclute contro con la Sparky, vediamo, magari ha pure frecce per gli sgherri come minimo, ma sicuro? La raga Fireball, oh che Fireball, la facciamo furia e basta. E qua faccio anche mini pecca e lascio così, eh. Non è male sto start, con quella ottima fireball che ci siamo presi. Dimmi che deve difendere ancora mini pecca. Minchia, non. Mamma mia, il barile barbarico, raga. Mamma mia, il barile barbarico, che roba. Se solamente con gli sgherri fossero stati davanti, cava poco Elisir. Oh, buonissimo qua per fare Sparky, eh. Raga, qua facciamo Sparky, gigante goblin e sgherri col fatto delle sue frecce cycle. Allora, chiaramente lui proverà a fare le reclute che non saranno evolute, quindi secondo me facciamo bene a provare a pushare. Vediamo. Facciamo anche furia per shottare subito la gabbia. Oh, buono, regà, eh. Quella è torre. La posso, a destra posso ignorare. Per il momento. Bello lo sgherro che rimane in vita, eh. Regà. La furia, quella furia è stata veramente ottima. Perché ha shottato subito la gabbia, cioè aveva un HP, la facciamo fireball, mi tengo il mini pecca. Quella gabbia che aveva ancora un HP, la Sparky avrebbe ittato sulla gabbia e non sul goblin, quindi fondamentale. Poi faccio strega madre che ci dà anche una piccola mano là sulla gabbia, sulla recluta. Non che fosse fondamentale difenderla, ma va benissimo. Ok, ripartiamo con una Sparky dal fondo, lui ha le reclute evolute adesso, eh. Però facendo Sparky dal fondo non potrà farle al ponte adesso, ovviamente. C'è un cavaliere davanti. La macchina dovrebbe entrare. È entrata, quindi top. Ok, si faccia anche il gigante goblin. Qua
Faccio anche il gigante goblin. Perfetto. Qua metto una furia giusto anche per ciclare e preparo una strega madre. La sinistra per il momento potrei anche ignorare. Là c'è una grossa fireball che ho missato di brutto, ma non è un problema perché in realtà ho preso goblin e scaricuccioli. Qua abbiamo il mini pekka, con la furia ci permette di shottare i maiali. E dovremmo esserci assicurati questo game, che penso fosse tutto tranne che facile. GG. Ci ha dato una grossa occasione per vincerla, ragazzi. Appena ha fatto le frecce di Cycle, oltre a prendere il vantaggio di 3 di Elisir, ci ha dato la possibilità di fare il push con gli sgherri, che sono stati fondamentali. Ok. Nice, raga, 2 su 2. E siamo a 2 game dalle 2500 medaglie adesso. Let's go, abbiamo vinto con Regulus dei maiali. Che cazzo era la prima partita? Ah, tre moschettieri. La partita ho giocato con tre moschettieri, eh? Molto interessante. Vi dico, se prendo le 2500 medaglie senza perdere, ne faccio anche un'altra, eh? Perché in questa tipologia di video sto facendo 4 partite a video e mi avete comunque. Cioè, state apprezzando comunque le 4 partite a video. Oh madonna, raga, due reclute di fila. Oh madonna, qua non farei sparchi, cavaliere dal fondo di qua. E qua vediamo un attimo come. Anzi, qua posso fare sparchi, secondo me. Fare sgherri, no. Poi a frecce, non c'è bottone a qualsiasi cosa. Meglio fare sparchi, secondo me. Ok, difficilmente potevamo difendere meglio. Lui ha il deck di Remieli. Lui ha il deck di Remieli con le reclute evolute al posto del cavaliere evoluto. Ok, no, però la gang non. Oh, quello hitta, eh. Ok. La ignoro. Ragazzi, non ha le reclute, ce l'ha fra due carte, quindi secondo me sta giocata è assolutamente da fare. Una bella furia qua. Che buona, ragazzi. Buenissima. Senza le reclute in cycle, sto gigante goblin mini pekka al ponte. Al bacio. Occhio perché le sue prossime reclute sono evolute. Le sue prossime reclute saranno evolute. Ah, comunque non ha il deck dei mieli, per inciso. Non ha assolutamente il deck dei mieli. Ok, sparchi dal fondo. Di qua a sinistra. Lui dovrebbe avere la fireball per gli sgherri. Ma sapete che ha pure strega madre? Non è che ha pure strega madre, eh? No, arciere magico, nevermind. Lui ha l'arciere magico. Qua facciamo un cavaliere per l'arciere magico, appunto. La ignoriamo assolutamente con gli sgherri. Fireball qua. E sgherri qua. Ok, non può accompagnare con. Cioè, se si accompagna con altro non difende la sparchi, quindi direi che abbiamo difeso tranquillamente. La farà la gang. Yes. Facciamo una strega madre. Abbiamo fatto benissimo a far entrare quegli spaccamuro. E il resto non ci ha praticamente fatto danno. Quei maiali invece ne faranno di danno e come sono 4 maiali sotto torre. È quasi come se avessi messo dei maiali da soli, dei maiali veri e propri. Quindi niente male. Qua facciamo sto gigante goblin così. Ignoriamo ancora una volta quegli spaccamuro che comunque ancora non fanno torre. Ci proviamo un cavaliere di qua. Facciamo una bella furia di qua. Lui deve ancora far torre in tutto questo. E fidatevi che non è una cosa da poco. Strega. Ok, facciamo una fireball là che ciclo anche degli ottimi. Un ottimo gigante goblin che ha assolutamente da fare. Perfetto. Se fai gli spaccamuro adesso posso difenderli, che non sono tankati a sto giro. Raga, alla grande, eh. Cioè, sto mazzo vince anche con le reclute, quindi. Ok. 2 su 2 anche contro deck reclute. Davvero? Vabbè, 30 HP. Dai, questo è un 2-0, eh. Se qualcuno adesso nei commenti mi viene a dire che non ho vinto sta partita 2-0, lo banno. Una partita dalle 2005, top 700 mondiale, una delle prime volte che utilizzo Sparky, non è la prima volta che utilizzo Sparky, ci avevo già fatto quella top in un torneo competitivo da 1000 persone, quel torneo in game, dove si passa alla fase successiva, una top 16, forse ce l'ho ancora nel registro attività tra l'altro, qui c'è il torneo Royale dove ho fatto top 200, eccoli raga, vedete, sono questi i qualifier di cui parlavo, DreamHack Madrid. Ecco qua, raga, ce l'ho ancora. Due top 16 ho fatto. Ho fatto ben due top 16, entrambe con Scintilla. Avevo già utilizzato questo mazzo soltanto per questa occasione dei tornei, con tutti i player fortissimi. Cioè, per farvi capire, i player che si vedono prima di me
nei due tornei, Vitor in uno e Samuel Bassotto nell'altro, sono due player qualificati alle finali del mondo. Così per dire, se entrassi nel torneo ne troverei altri. E io ho fatto top 16, che era su 1000 persone, su 400 player in un torneo e 990 in un altro, con questo mazzo. Però prima non l'avevo mai utilizzato. Ed è un deck molto meta. Adesso però abbiamo una partita del 2500 da vincere. Andiamo, io ve l'ho detto, se la vinco ne faccio un'altra per concludere il video. Sono a 13 minuti di registrazione e ho fatto 3 partite. Cioè, questo mazzo me l'ha fatte tutte nel Perù, non le ho vinte, no? Questo ragazzi è di un clan italiano. Va bene, nel dubbio gli mandiamo buona fortuna anche se non ho ben presente chi sia. Ok, tronco di Saigol. C'è una strega madre qua. Che al mio Saigol anche non è buonissimo. Vediamo se ci fa fare una sparky o una. Sì, faccio sparky. Raga, mi sa che questo ha 2.6, eh. Ci sono molti player italiani che utilizzano 2.6. Potrebbe tranquillamente avere 2.6. Poi se fa il domatore, non so se difende col cavaliere oppure con. Dimmi che hitti anche il moschettiere. Nel dubbio faccio un cavaliere, raga, non voglio. Ok, l'ha hittato. Tanto sto cavaliere va a tankare, quindi non è mai. Non è mai un problema. La faccio fireball sul cannone, eh. Ok, l'ho shotto, ovviamente. Quindi può essere fastidioso. Furia qua. Ah, peccato. Comunque deve difendere, eh. Ok, buona lo stesso la furia. Non dobbiamo difendere il moschettiere. Buona lo stesso la furia. Ok. Matchup molto interessante contro 2.6, eh. Molto interessante. Forse qua eravamo anche un pizzico sopra di Elisir. Possiamo fare degli sgheri dal fondo qua sulla sinistra. Mini pecca per il domatore. Se è messo bene ce l'ho full counter. Quindi veramente buono. E ripartiamo con la spari. Dall'altra lane siamo comunque coperti col mini pecca, quindi non farà il domatore, lui lo sa, eh. Comunque sta a delle buone medaglie con il 2.6, quindi questa è una cosa basilare e ovviamente la sa. Ma vediamo qua. Ma faccio gigante goblin e fireball sul moschettiere, magari. No, lascio così, lascio così. Mini pecca qua. Vediamo se riesco a fare sto cavaliere davanti. Ok, buono. Là potrebbe fare una fireball lui. Intanto ho attaccato molto bene. Ah! Ok, buono, buono lo stesso, raga. Buono lo stesso, bella furia. Bella furia, bella furia, bella furia, bella furia. Gli scheletrini evolui sono morti come delle pere. GG. Non ho fatto altro che trenizzare anche in questa partita. Ho giocato veramente un'ottima furia, addirittura un quit. Io per poco non mi prendevo la strega madre. E allora ragazzi, 2500 medaglie, chiuse in bellezza perché vinciamo contro 2.6, faremo 3 corone, vabbè, un quit. E in teoria questo matchup contro 2.6 non doveva essere semplicissimo, però mi rendo conto che. Cioè, no, non è facile. Penso sia mio. È un matchup molto interessante secondo me, però penso che sia mio. Penso che sia mio. Poi con la Fireball, magari senza Fireball cambiava, perché questo mazzo si può utilizzare anche con due spell piccole, ovvero Furia e Zap. O Furia frecce, Zap frecce, insomma. Furia gliela ferrei. E si è visto che la Furia ha veramente tanto valore. Cioè, l'ho giocata sul mini pecca un po' così a caso. Sapevo che avesse poco Elisir, sapevo che non avesse gli scheletrini. Quindi, comunque, quello andava dritto. Ha fatto un buon Ice Golem, che però la scintilla ha hittato. E il mini pecca è tornato infuriato in un attimo a dare due hit sotto torre. Forse una hit, ma insomma, massacrante. Raga, 2519 medaglie, 599esimi al mondo, quindi siamo in top 600, altre 600 posizioni fatte. Sapete che non. Sì, 600, volevo dire 100 posizioni. In ogni caso io ve l'avevo promesso, ragazzi. Avessi vinto questa, avrei fatto un'altra partita, quindi ve la devo. Ragazzi, prima di lasciarvi alla partita che vi siete guadagnati, o meglio, che mi sono guadagnato, volevo annunciarvi che sto collaborando con Yepon, uno dei principali e-commerce tech in Italia, che ha appena lanciato Yepon Gaming. E qui entro in gioco io, perché vi consiglio di dare un'occhiata a tutti i prodotti che sono in sconto adesso per qualche giorno ancora, non per molto, ovviamente tutte periferiche da gaming, da un portatile a una tastiera, ad un monitor, a delle cuffie, tutto in sconto, prodotti che magari già stavate cercando anche altrove, potete trovarli pure su Yepon Gaming e dal link in descrizione, nel primo commento, in caso decideste di acquistare qualcosa, potete anche supportare il canale. Quindi se vi va, date un'occhiata. Adesso vi lascio a quest'ultima partita. Andiamo a vedere. Adesso un bel logbait, raga, dai. Adesso ci deve dare un bel logbait. Ma è che secondo me non è che ci ha dato matchup semplice, eh. Alla prima tre moschettieri in cui non toglievamo l'estrattore e c'era il discorso del fireball bait
su moschettieri, barbari e lo stesso estrattore, però la spacchia va tanta male. Poi abbiamo beccato due reclute e adesso 2.6. Abbiamo vinto scioltezza, però, boh, non so onestamente come fosse il matchup contro 2.6. Insomma, è abbastanza buono. Sergi, raga. Sergi della Casa del Dragone. Con questo cycle attendiamo, potremmo fare un cavaliere dal fondo, che magari farò fra un attimo. Direi di sì. Iniziamo noi con un cavaliere dal fondo. È un po' come i barbari splittati, anzi, il cavaliere lo può fare ancora. Io prego soltanto che lui non abbia zap, raga. Ogni volta che utilizzo un mazzo di merda, il mirror match lo devo sempre giocare. Lo scorso video col Golem Vizier. Ora con questo. Ale. Raga, la devo aspettare che hitti torre, per forza. Aspettiamo che hitti torre. Si può ripartire, secondo me questo sarà un tower trade, quindi non è così allarmante in teoria la situazione. In teoria non è così allarmante. Oh no, 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 i barbari no però, cazzo. Facciamo anche la furia, però i barbari no, cazzo. Ok. Se tower trade, anche se fa fireball dovrebbe essere tower trade. Ok, raga, non male. Anzi, la fireball, beh, che l'avrebbe dovuta fare lo stesso perché sennò prendeva 3 corone. Peccato che 44 HP, che precisi precisi, una bella zap. Zap che lui ha, purtroppo, raga. La prima cosa che ho detto, speriamo non abbia zap. Io sapete che me la giocherei sulle 3. Cioè, me la giocherei qua a destra, quindi sì, sulle 3. Vediamo se ho ragione. I barbari evoluti secondo me anche danno vantaggio qui, eh. Penso che sia meglio giocare con i barbari evoluti piuttosto che con il cavaliere evolute. Anzi, sicuramente. Facciamo cavaliere qua e mini pekka qua. Nice. Ok. Lasciamo così. Ok, lasciamo così, raga. Ripartiamo con una Sparky di qua. Madonna, se l'avessi fatta di là, avevo praticamente vinto, ragazzi. Quello deve fare zap là sulla destra, eh. No, furia, cazzo. Furia ha fatto. Ittami la scintilla, no! Poteva mettere la scintilla quello, raga. Allaghi. Ok, facciamo scintilla adesso sulla destra di nuovo. Tanto la sua è praticamente morta. Non so se questa partita sono un po' più concentrato, ma effettivamente richiede un po' più di concentrazione. Qua devo difendere così. E allora difendiamo così. Oddio, raga, qua non so che cazzo fare, onesto. Ok, raga, meno male che il mini pekka non muore dalla hit. Mamma mia. E qua possiamo fare il gigante goblin, eh. Faccio anche una strega madre, lo costringo a fare zap. Furia qua. Raga, buona. Buona, buona. Guardate anche la Sparky sulla centrale, eh. Va bene. Girati, strega madre, girati. Ok. Sparky qua, ragazzi. Siamo in vantaggio in un mirror match contro di lui che ha barbari e zap. Qua non so come giocare però. Facciamo un cavaliere qua con calma. Tanto se lui fa. Deve comunque difenderla quella Sparky. Deve fare una zap, deve fare qualcosa. Va benissimo. Facciamo un gigante goblin qua e mini pekka sulla Sparky. Perfetto. Buon predict. Furia. Ok. Peccato che il mio gigante goblin fosse morto. Però il predict c'era. Ok. Ok, qua lasciamo così, raga. Ripartiamo. Guardate, il cavaliere fa danni, eh. Però comunque la scintilla gli fa una grossa hit. Ok. Cavaliere qua. Non penso abbia senso zappare per lui. Facciamo un gigante goblin qua che lo costringiamo a difendere. In teoria, costringendolo a difendere così, non potrà più fare niente, in teoria. Qua facciamo sgherry subito perché tanto abbiamo la fireball per la strega madre. Riproverà una zap, yes. Ah, perfetto, quello era morto. Mini pekka furia. Ok.
GG, ragazzi. GG, anche il Mirror Match che secondo me vedeva a favore lui. Secondo me vedeva favorito lui. Perché aveva Furia Zap. Non toglieva la nostra strega madre. Ma la nostra strega madre. No, aspetta, ma aveva pure. Lui aveva pure Fireball in realtà. Lui aveva Furia Zap e Fireball. Sì, lui aveva Furia Zap e Fireball, eh. Eh sì, tripla spell. Tripla spell. Ok, quindi concludiamo con questa vittoria e anche con io che comunque vi invito a magari se volete utilizzare e provare questo deck di Sparky e se non avete il Cavaliere Evoluto, come vi avevo già detto all'inizio video, potete utilizzarlo anche con i Barbari ed eccone la dimostrazione. Secondo me c'è opera sua, con Zap e Barbari Evoluti, c'è da dire mi pecca anche Mena, eh. Mi pecca Mena parecchio. In ogni caso ragazzi, 5 vittorie su 5 partite e vabbè, che dire, nel senso, 519esimi al mondo, siamo quasi in top 500 mondiale. Ecco, magari dentro la top 500 inizieremo a perderla qualche partita. No, dai, abbiamo giocato bene. E niente, se volete un altro video in cui magari perdo qualche partita, arriviamo appunto a questi 975 like, però facciamo 1000, che cazzo sono 975 like? Facciamo 1000 like e fatemelo sapere nei commenti, ovviamente. Iscrivetevi al canale, lasciate la campanella, passate da Instagram per non perdervi niente. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!